È ospite oggi della nostra rubrica Rudy Garcia. Giugno 2013, Roma, è ufficiale, Rudy Garcia è il nuovo allenatore. Ma facciamo un passo indietro. Il mister è figlio d'arte, papà José era un calciatore e Rudy, seguendo le sue orme, si affaccia al mondo del calcio come centrocampista. Inizia giocando nel Lille, squadra a cui rimarrà legato per 6 anni consecutivi. Passerà poi per altre società francesi, ma rimanendo sempre lontano dai riflettori, soprattutto per via di frequenti problemi alla schiena. A 32 anni si ritira e intraprende la carriera da allenatore. Brucia le tappe nel Saint-Étienne. Per 2 stagioni è il preparatore atletico, poi diventa il tattico, nel 2000 il vice allenatore e nel 2001 il mister ufficiale. Nel 2002 si siede sulla panchina del Dijon, raggiungendo una sorprendente promozione in seconda lega francese. Nel 2007 lo troviamo in prima lega al capo del Le Mans, squadra con cui a fine stagione ottiene il 9° posto in campionato. Dal 2008 in poi allena il Lille. L'anno della svolta è il 2011. Il francese conquista sia la Coppa di Francia che il campionato, inserendosi 7° tra i migliori CT di quell'anno. Oggi è il nuovo mister dei giallorossi, a cui si è legato con un contratto biennale. Rudy, dicci un po', quali sono le tue penultime parole famose?